Sento ingiustificato il prezzo. E qua giochiamo al cospetto del padre, eh? Io lo faccio, Gabbo. Ma chi è il primo posto? Dai, spostare, dai. Dai, no, e allora che cosa stiamo facendo qui? Ricco, bello, che ti riempi la bocca. È ancora qui. Grazie del like, grazie del commento, grazie del follow, grazie di essere te. Continua la nostra avventura nel fantastico mondo della pizza surgelata. Un'invenzione umana utilissima, ma che è utile come gli orologi rotti solo due volte al giorno. Alle 3 e alle 4 di notte. E oggi questa esperienza si chiama Heisman. Proprio come Bofrost dell'ultima puntata, Heisman è un'azienda alimentare tedesca che consegna a domicilio surgelati, ma questo lo sapevi già. Quello che non sai è che Heisman ci ha fatto la gentilezza di regalarci tutte queste pizze per il video. E a noi quindi queste pizze oggi ci piaceranno tutte. No. Partiamo con la margherita classica. I prezzi sono più alti dei competitor, in particolare dell'ultimo video con Bofrost. Tre pizze suprema margherita vengono 18,20€. Bella larga, costo caricone a caso di mozzarella qua. Caotico. È davvero larga, o pare un Ratalos. Pronta. La mozzarella è veramente tanta, quindi straborda mozzarella. Però 18,20 per tre pizze viene meno tutto il concetto di risparmio per la nottata con gli amici. Sta pizza è ottima per mia nonna che vive a Porto Gruaro. Ciao nonna! Si prende una pizza comunque molto buona, a un prezzo superiore, e visto che non può uscire di casa perché non c'ha pizzerie napoletane che gli fanno la pizza buona, la mangia così. Come? Vabbè, che cioè, chiedere buona. A te come una cosa, eh. Ciao nonna! Magari una di queste è tra le migliori oggi. Non lo so. Ecco, sono davvero buone, però magari questa cosa del prezzo diventerà un problema durante il video. Scopriamolo. Adesso io potrei provare un'altra pizza semplice, ma non lo farò. Sai perché, Gabbo? No. Questa piacerebbe a Fiammetta, questa piacerebbe a Fra. Heisman ha una collaborazione con Ital Pizza. Con la Calabria? Non solo. Bellissimo il cornicione qua, eh? Forse anche un po' troppo pronunciato. Ma che gli è successo? La pizza in discesa. Numero 1, 'nduja cipolla rossa, Ital Pizza Fit Heisman. Prezzo 8,90. E eccola qua. Non prendiamo la parte bruciata perché non mi va. È bella, eh? Mi dispiace che con le luci che ci abbiamo l'impasto ogni volta appare i capelli di Elsa, di Frozen. Però è... La 'nduja picca in una pizza surgelata, ottimo. Io voglio troppo bene pure del pizza. L'impasto è sempre panoso. Ed è un peccato. Però, no, è buona, che te devo dire? Sempre effetto pane però, quindi se ti piace così. E ingredienti gli danno giù. Quanto costava questa? 8,90 una pizza. 8,90 rega una pizza surgelata. Non gli danno mai le recensioni. Ma tipo nessuna pizza di Heisman c'ha le recensioni. Lei sì, la pizza suprema salsicce e patate. 4 stelle di De Cecco Claudio, che salutiamo. Guarda i pezzoni sopra, 'nduja. Suprema alle verdure, versione bio con farina integrale. È lei. Il cornicione qua è meno bello, meno pronunciato. La farina integrale fa più fatica a lievitare e si vede. Proviamola. Dobbiamo guardare il film nuovo della trilogia dei Poirot. Ma che vuol dire che fatica a lievitare? Come ti è venuta? Mi è venuto in mente. Le fibre della farina integrale assorbono, tendono a assorbire più acqua e quindi a quel punto rendono l'impasto più corposo, meno elastico, lavorando un po' contro la lievitazione. A quel punto il gas del lievito fa fatica a espandersi perché è ostacolato proprio da questa corposità. Sei contento di questa risposta? Entusiasta. A gennaio c'ho gli esami alla Gambero Rosso. Se ho sbagliato a dire qualcosa, prego i miei professori di skippare questi 10 secondi. Lecchino. Non ti permetterei mai più, hai capito? Non ti devi permettere! Carina. Vediamo. Agabò. La verdure Coop non la batti mai, io. Non credo di averne mai mangiata un'altra così buona. La verdure Coop sta al terzo posto tra le più buone. L'impasto, paradossalmente, mi piace di più rispetto a quelle più panose di prima. Però, sai che sono croccantelle. Riescono ad essere scognizioni, no? Ma gradevole la qualità delle verdure e Heisman appare molto generosa per quanto riguarda la mozzarella. Su queste pizze abbonda. Brava. Pizza chicken champignon. Ma che hai detto ora? Pizza chicken. Pizza fette di jambo champignon, guarda. Prosciutto e funghi. Sì. Pizza festa, prosciutto e funghi. 14,55€ per due pezzi. Questa visivamente è quella che mi ispira di meno. Prosciutto in particolare. Dal 2016 con il decreto salumi può essere considerato prosciutto pure quello che fa a casa Gabbo col Didon Rosa e l'acqua. Però fino a mo' Heisman ci ha regalato tutti i prodotti di qualità, eh. Quindi
vediamo. E eccola qua. A me sta cosa che sto pallone bianco ci rende... per un attimo l'hai vista, per un attimo l'hai vista vera. Il prosciutto non ha per niente un bel aspetto. Questa è molto più morbida rispetto alle altre. L'impasto è cotto perfetto. Il prosciutto invece pare quasi bruciacchiato. È millimetrico sopra, quindi si bruciacchia immediatamente. Oh no... Ma mi aspettavo peggio. Per adesso la migliore è quella nduja e cipolle rosse. Però sto prosciutto sicuramente non è come quella la trattoria Alfredo Lidl, ti ricordi? La prosciutto e funghi Carrefour. Ogni tanto c'ho ancora i flash di notte. Però su questa in particolare sento ingiustificato il prezzo, lato consumatore. Pizza suprema alla norma, 13,80€ per due pizze. Aspetta, ma questa è ricotta. Magari è una norma buona. Eccola qua, che dici? La ricotta si avverte poco, le melanzane me sa. Secondo me non le più buone, eh. Quella all'anduja ancora un pezzo sopra gli altri. Però simpatico l'esperimento. E per le melanzane un affettuoso abbraccio, signor Eisman. Pizza suprema ai quattro formaggi, 14,55€ per due pezzi. Carini i tocconi di gorgonzola. Qui ci abbiamo mozzarella, provolone, gorgonzola, pecorino romano, mascarpone, un sacco di roba. Ah, pure panna. E eccola qua, i blocchi di gorgonzola si sono sciolti sul dorso di questa pizza come fosse il guscio di una tartaruga millenaria, no? Il mondo disco di Terry Pratchett. È una giornata un po' così oggi. A chi piacciono i mappazzoni dei formaggi, probabilmente arriva l'estasi adesso. Forse è una delle prime multiformaggio surgelate che mi piace, però secondo me una fitta, cioè come fai a mangiarle tutte? Cioè proprio è un attacco di caccia stellari sul tuo stomaco. Ah. Però bella l'idea di comprare un caseificio intero e sfondarlo su un cerchio di pizza. Pizza alta, salsiccia e funghi. Che poi la quattro formaggi, quella è Selunga, era buona, eh? L'avevamo messa in classifica. Prezzo 14,95€ per due pizze. Alta e alta. Alta e alta. Ti ispira questa, certo, Gabbo? Ci sta la carne. Ah, vabbè. No. E eccola qua. Ma che profumo? Ti devo dire. Eccola qua. Questa ispira tantissimo, ma il profumo della salsiccia. Questa pizza c'ha due problemi. Il primo è che i funghi potranno restare a casa, c'hanno il gusto di uno sciopero del personale ATA. Il secondo è che la salsiccia è buonissima, speziata, ricca. È proprio una buona salsiccia. Però è poca. Un po' più di salsiccia è questa. Un po' più di salsiccia e questa stava qua. La mettiamo in classifica. Ci poteva stare. Questa qua la damo a zio perché ci si impazzisce. Salsiccia e funghi così. Qua la salsiccia è spaziale, eh. Di più. Pizza suprema, salsiccia e patate. Qua non si scherza più, eh. 14,95€ per due. Cornicione un attimo in fuorigioco. E qua giochiamo al cospetto del padre, eh. Scrivi fallo nei commenti se un giorno vuoi che io diventi una salsiccia e patate. Hai scritto fallo? E facciamolo. E eccola qua. Già ti dico che pure qua potevano abbondare a salsiccia e patate. Ma senti il profumo del rosmarino. Riccamente speziate queste patate, però. Io intanto sto a cercare le salsicce sul sito loro perché sono fantastiche, ma non le sto trovando. Ricordiamo, De Cecco Claudio gli dà 4 stelle su 5 questa, eh. De Cecco Claudio è un professionista. Mamma, è proprio buona. C'è sta cosa dell'impasto che continua a non piacermi. Però vabbè, so gusti. Ma l'aromatizzazione delle patate, capo. Solo che davvero so. Sono quattro pezzi, Gabriele. Chiudi sto video, andiamo via. È un peccato perché praticamente ogni fetta c'ha un morso, quello in punta, ricco, bello, che ti riempie la bocca. E poi il resto del tempo stai a mangiare pizza bianca con sapori avvertiti, ma... Io lo faccio, Gabbo. Io lo faccio. Ah, la metti sul frigo anche a lei, eh? Giusto? Sì. Più dei funghi. Sesto posto. Dammi un posto, fogliettino. Ma che è il primo posto? Dai, spostare, dai. Ma te stai scherzando? No, sono serissimo. La patata e cipolle Lidl. La patata e cipolle Lidl. Ma sì, ma pure all'ultimo posto la patata e cipolle Lidl. Guarda, no? Veramente, vai via. Questa sta al sesto posto. Però tra le migliori. Capisci niente. Ci sei rimasto male. Andiamo avanti. E adesso,
come narrano le leggende. La salsiccia e friarielli, Ital Pizza featuring Eastman. Mamma mia, vabbè. Ma è incredibile. Cioè, dai, no, e allora che cosa stiamo facendo qui? Questa la fanno in Tibet, quattro monaci, tipo mandala insieme, e poi una volta che è pronta te la congelano, la fanno passare a Napoli, viene benedetta dall'acqua di Napoli e ti arriva a casa a te, a Portogruaro da mia nonna. È bellissima, se questa me delude ci rimango male, ma... Però pure qua la salsiccia, mannaggia. Ti ricordo che qua Simba, il re dei re, il prossimo imperatore, costa 8,90€ comunque. Eccola qua, hai sentito il rumore? Gabbo, guarda, mi sembra che allunga la mano verso Dio. Allora, secondo me la salsiccia e friarielli Lidl è più buona. Ma! Detto questo, sei un violento, in impeto di cuore. È una pizza davvero buona, anche perché quelli dal pizza sono un po' meno impasto panoso delle altre. Assaggiala qua, Gabbo. Gabbo, lascio a te la decisione. Scalza la salsiccia e patate e si attesta al sesto posto della nostra classifica o no, la salsiccia e patate? Perché quel rosmarinato è... E va bene così allora, signori. E abbiamo finito. Mamma mia. Allora, conclusione del video in collaborazione con il signor De Cecco Claudio. Ciao nonna. Eastman, Gabbo, ti direi una qualità medio-alta, bella stabile, con picchi carini. Ma ci sono degli ingredienti che ti fanno innamorare, come la salsiccia, come le patate, senza parlare delle quantità. Però dipende tanto da chi sei. A differenza di Bofrost, per esempio, credo che Eastman si riferisca proprio a un target più adulto. E anche Gabbo ha un target forse meno cittadino? Io me mangerei anche a Roma. Sì, è vero, tu lo faresti. Un ragazzo universitario che sta cercando la pizza notturna non prende Eastman. Gli amici miei a Sempione non credo mangino Eastman. Invece il signor Gianni di Ripafratta Sabina, nota cittadina senza pizzerie, riesce a portarsi a casa per 8,90€ una pizza che gli rende il suo venerdì sera pizzoso, quando gli prende la voglia, dignitoso. Li ringrazio per averci mandato le pizze. La sesto posto salsicce e patate se la merita davvero. Sono stati molto gentili e in realtà gli mando un abbraccione, perché è difficile per un food blogger trovare persone che supportino la spontaneità, la genuinità e comunque ti vogliano bene al di là di quello che dirai. Non come quei clienti che ci fanno fare i video e poi non gli piace quello che diciamo e ci annullano i lavori. Questo era un dissing? Sì, assolutamente. Lo sai perché sono più polemico? È reflusso. Me ne sale il nervosismo, tipo. E poi umidità. Sì, caldo qua dentro. Sì, no, è troppo. Rant, faccio rant. Che? Rant. Non ho capito. Fai così con le mani. Rant. Che vuol dire? Parlare, scrivere o gridare ad alta voce in modo incontrollato o arrabbiato, spesso dicendo cose confuse o sciocche. Che vuol dire? Ah, lo sfogo. Rant. E non puoi di sfogo. Vai via. Vai via. Allontanati. C'ha ragione. Io ti ringrazio per il like, per il commento, per il follow. Grazie di essere una bella persona. Noi ci vediamo in un prossimo video, ma tu ricordati, fallo forte, fallo sempre. Per qualsiasi idea sui video qua sotto, ti sfido a mangiare una volta con Gabriele... Timbuktu, Pratt ti sfido ad andare in Thailandia. Se c'hai idee per le prossime marche di pizze da provare, cosa ci manca? Se ci manca qualcosa, scrivilo che la proviamo. Forse ci sta un'azienda che ci manca di surgelati, vediamo. È stato un piacere stare insieme oggi, anche da parte di Gabbo, che adesso spero sia già arrivato al nuovo salario. Ciao!